Tanti auguri Bella Hadid. La modella compie 21 anni. Bella Hadid oggi compie 21 anni, come festeggerà la modella del momento? Intanto è tornata a New York City. 21 anni appena compiuti, una carriera più che avviata nel mondo della moda e un patrimonio di milioni di dollari, non stiamo parlando di qualche ricca imprenditrice di mezza età, ma di Bella Hadid, la top model del momento che non fa che far parlare di sé. Oggi è il suo compleanno e ovviamente tutti i suoi fan sul web si stanno prodigando per farle sentire il loro affetto e vicinanza, ma indovinate chi è stata la prima a farle gli auguri? Gigi Hadid ovviamente, sua sorella e migliore amica, che ha pubblicato su Instagram una foto che le raffigura entrambe bambine, Gigi con i codini e una tutina rossa tiene in braccio Bella appena nata. Quella prima immagine di loro due è solo la prima di tante che le raffigureranno insieme nel corso degli anni, unite non solo dal legame di sangue, ma anche da una carriera comune, che le ha portate a essere le sorelle più richieste nell'industria fashion. Domani saranno 21 anni dal giorno in cui ho incontrato la mia migliore amica per sempre. Io che sono completamente vestita di rosso nel giorno in cui sei venuta al mondo è sicuramente e probabilmente il motivo per cui è il tuo colore preferito, ha scritto Gigi ieri sera. Ed è probabile che sia davvero così. La carriera sfolgorante di Bella Hadid. Figlia di Yolanda Foster, top model degli anni 90, e del costruttore di origini palestinesi Mohamed Anwar Hadid, il sogno di Bella, all'anagrafe Isabella Kair, era inizialmente fare la cavallerizza, il suo allenamento in questa disciplina era arrivato a un punto tale che avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi. L'insorgere della malattia di Lyme nel 2014 purtroppo ha tagliato le gambe alla sua aspirazione, la stanchezza e la debilitazione che questo disturbo porta con sé, infatti, non le ha più consentito di potersi allenare con costanza, e ha dovuto cambiare strada. Inizialmente ha quindi deciso di iscriversi alla scuola di fotografia di New York, ma ci ha messo poco per capire che quello che voleva veramente era seguire le orme di sua sorella Gigi, e lavorare nel mondo della moda. Bella si è allora iscritta all'agenzia In Model e subito sono iniziati ad arrivare i primi lavori anche in coppia con Gigi che l'hanno resa in poco tempo una delle modelle più richieste di tutti i tempi. Sul fronte amore. Per adesso, non c'è molto da dire, Bella Hadid è stata fidanzata per circa un anno e mezzo con il cantante The Weeknd, che oggi sta con Selena Gomez. Da allora le hanno attribuito diversi flirt, primo tra tutti quello con il supermodello Jordan Barrett, ma lei ha sempre smentito in maniera categorica ogni suo coinvolgimento sentimentale. È come se avessi finalmente afferrato il punto, adesso posso pensare a tutto quello che voglio davvero fare e a tutti i posti che voglio visitare. Voglio essere il più indipendente possibile e preoccuparmi più di me stessa che di chiunque altro.